In questo problema abbiamo un sistema fisico composto di due oggetti, una carrucola e un mattone. L'incognita del problema sarà la massa del mattone. Noi sappiamo che una forza applicata tangenzialmente alla carrucola in orizzontale, una forza continua e costante da 10 N, fa accelerare il mattone verso l'alto, con un'accelerazione lineare di 2,2 metri al secondo quadrato. Cioè vuol dire che il mattone acquista 2,2 metri al secondo di velocità verso l'alto ogni secondo che passa. Altri dati del problema sono il raggio della carrucola e la massa della carrucola, 10 cm e 1 kg. Con questi dati bisogna calcolare la massa del mattone. Provate a svolgere da soli questo problema, fermate qua il video e non guardate lo svolgimento. Vediamo adesso lo svolgimento. A livello intuitivo, posso immaginare che questa forza da 10 N debba superare la forza peso del mattone che non conosco. Infatti, se anche il mattone pesasse 10 N, probabilmente mi aspetto che non succederebbe niente, perché 10 N tirano qua, 10 N tirano giù e il sistema dovrebbe rimanere fermo, se inizialmente era fermo, quindi non dovrebbe subire accelerazione. Se invece subisce un'accelerazione in alto, mi aspetto che questa forza sia maggiore della forza peso del mattone. Comunque adesso andiamo a svolgere rigorosamente il problema, identificando tutte le forze che agiscono su questi due oggetti, la carrucola e il mattone. Cominciamo dal mattone, che è più semplice. Su di lui agiscono due forze, la forza peso esercitata dalla terra verso il basso e la tensione della corda. Infatti, quando c'è una corda, e viene messa in tensione, nascono sempre due forze uguali opposte che si chiamano appunto forze di tensione, qui rappresentate con Ft, nascono all'estremità della corda, sempre tirano verso l'interno della corda. Quindi nascono queste due forze, una applicata al mattone, una applicata a questo punto sul bordo della carrucola. Sul mattone quindi agiscono queste due forze e la cosa più naturale è che noi scegliamo i segni in modo che la forza di tensione che va in alto abbia segno positivo, la forza peso che va in basso negativo. Per quale motivo? Perché il sistema accelera verso l'alto. Perciò la cosa più naturale è dare un verso positivo alle cose che vanno in alto. La stessa cosa per il verso orario o antiorario. Conviene prendere il senso positivo, quello orario, perché la carrucola accelera in senso orario. Quindi la cosa più logica è prendere i segni convenzionali in modo da seguire l'accelerazione del sistema. Un'accelerazione verso l'alto per quello che riguarda il mattone, un'accelerazione in senso orario, accelerazione angolare, per quello che riguarda la carrucola. Adesso vediamo le forze sulla carrucola, sono due. Una è la forza che esercitiamo noi, questi 10 N applicati sul bordo, sul punto in alto, e l'altra forza è la forza di tensione che nasce all'altra estremità del filo che tira verso il basso questo punto del bordo della carrucola. Quindi agiscono due forze e ciascuna forza fa il suo momento torcente. Nel caso della carrucola è importante parlare di momenti torcenti piuttosto che di forze, perché adesso noi andremo a scrivere le due equazioni del sistema di due oggetti e le due equazioni sappiamo che sono le due equazioni di Newton. Come sempre, quando abbiamo un sistema formato da due o più oggetti, dobbiamo scrivere tante equazioni del moto di Newton, quanti sono gli oggetti, che compongono il sistema. In questo caso sono due oggetti, due equazioni di Newton e sono importanti i momenti torcenti perché l'equazione di Newton della carrucola non è l'equazione lineare, ma è l'equazione rotazionale. Quindi vi compare il momento torcente totale, che sarà appunto la somma, o meglio la differenza, tra i due momenti torcenti esercitati dalle due forze. Vediamo quindi come sono disposti questi due momenti torcenti. Cominciamo con la forza che tira in orizzontale, lei vuol far ruotare la carrucola in senso orario, quindi è un momento torcente per convenzione di segno positivo, perché abbiamo detto che ciò che ruota in senso orario in questo problema sarà positivo. Sarà anche un vettore che è il momento torcente della forza F, MF, un vettore che entra nel foglio, perché basta applicare la prima regola della mano destra, dita lungo il verso di rotazione prodotto da questa forza. Le dita della mano destra, il pollice entra nel foglio e rappresenta il momento torcente. Al contrario, invece, il momento torcente esercitato da quest'altra forza, la forza di tensione, uscirà dal foglio. Dita a ruotare in senso antiorario, pollice che esce dal foglio e avrà segno negativo per noi, secondo la regola dei segni, la convenzione che abbiamo scelto all'inizio. Quindi il momento torcente totale è questo momento torcente della forza F meno il momento torcente
della forza di tensione. Questa T non sta per torcente, sta per tensione, momento torcente della forza di tensione. L'ho scritto anche qua, quindi il momento torcente totale è il momento torcente di F meno il momento torcente della tensione. Questo entra, l'altro esce. E per la legge di Newton rotazionale cosa fa il momento torcente totale? Produce un'accelerazione angolare, che è questa A, che a sua volta però è legata all'accelerazione lineare dei punti sul bordo della carrucola, dalla solita relazione che lega una grandezza angolare e una lineare, cioè c'è di mezzo il raggio dell'oggetto rotante, il raggio in questo caso della carrucola. L'accelerazione angolare è l'accelerazione lineare dei punti del bordo della carrucola diviso R. Il momento di inerzia invece, cioè la difficoltà nel cambiare la velocità di rotazione di questo disco, di questa carrucola, è il momento di inerzia di un disco pieno. La carrucola è infatti un disco pieno, un mezzo mR al quadrato. Attenzione a non confondere la massa della carrucola, mc, da un chilo, con la massa del pesetto che invece è sconosciuta. Quindi, riassumendo fino adesso, abbiamo analizzato le forze sulla carrucola, sono due forze. Ciascuna produce il suo momento torcente, MFMT, e il momento torcente totale è la differenza dei due. Questo momento torcente totale produce accelerazione angolare della carrucola, che è legata all'accelerazione lineare, da questa relazione A diviso R. Poi abbiamo scritto il momento di inerzia della carrucola, si può semplificare subito un raggio. E quindi, a destra abbiamo un mezzo massa della carrucola RA. Un mezzo massa carrucola RA, a sinistra invece abbiamo ancora da sviluppare i momenti torcenti. Il momento torcente di una forza è sempre forza per braccio, in questo caso i bracci delle due forze coincidono con i raggi. Perché? Perché per definizione i bracci sono la distanza tra il centro di rotazione e le rette, la retta dove agisce la forza. Quindi, la forza F agisce in orizzontale, la distanza tra questa retta e il centro di rotazione è questo raggio. L'altra forza agisce in verticale, quindi la retta è verticale, la distanza tra questa retta verticale e il centro di rotazione di nuovo è il raggio. Quindi i bracci in questo caso coincidono con i raggi, come sempre accade quando le forze sono applicate tangenzialmente al bordo dell'oggetto rotante del disco. E quindi, la relazione momento torcente uguale forza per braccio qui diventa forza per raggio, R per F e R per FT. R per F è il momento torcente di questa forza, R per FT è il momento torcente dell'altra. E così vediamo che va via anche l'altro raggio. Già prima un raggio era andato via, adesso va via anche l'altro perché il raggio lo posso raccogliere a sinistra e semplificare con questo a destra. Il fatto che il raggio sia scomparso dalla prima equazione e poi vedremo che non è per niente presente nella seconda equazione, vuol dire che il raggio è un dato inutile. Se il raggio della carrucola fosse stato diverso, 5 cm, 20 cm, 30 cm, il problema avrebbe avuto esattamente la stessa soluzione. Ora che abbiamo scritto e sviluppato la legge di Newton rotazionale per la carrucola, scriviamo la legge di Newton lineare per il mattone. Abbiamo già visto prima che il mattone è sottoposto a due forze, la forza di tensione con il segno più meno la forza peso con il segno meno, verso il basso. Quindi la forza totale uguale a m per a, legge di Newton per il mattone, vuol dire forza di tensione meno forza peso del mattone uguale massa per accelerazione. Ho riscritto qua le due leggi di Newton, togliendo il raggio dalla equazione per la carrucola e ho ricopiato qui la legge di Newton per il mattone. Ho evidenziato anche le incognite. L'incognita vera e propria del nostro problema è la massa del mattone, però c'è anche un'altra incognita, diciamo così, intermedia o ausiliaria, che è la forza di tensione che si sviluppa, che nasce ai capi della corda. Quindi si tratta di un sistema di due equazioni in due incognite. Prima di andare a svolgere i calcoli, vediamo un po' quello che ci possiamo attendere, come aspettative, per i valori delle forze. Abbiamo in gioco quattro forze, diciamo tre, quattro forze di cui queste due tensioni sono uguali, cioè i 10 N della forza F, le due tensioni uguali, e la forza peso del mattone. Cosa ci aspettiamo di trovare? Innanzitutto, una tensione che supera la forza peso del mattone. Infatti, se queste due forze fossero uguali, l'accelerazione sarebbe zero, l'accelerazione del mattone. Se la forza di tensione fosse minore della forza peso del mattone, l'accelerazione sarebbe in basso. Siccome invece l'accelerazione è in alto, vuol dire che la forza di tensione vince sul peso del mattone. Quindi
accelerazione in alto, forza di tensione maggiore di mg. Inoltre, anche la carrucola è sottoposta ad accelerazione in senso orario e quindi ci aspettiamo che questo momento torcente della forza F vinca sul momento torcente della forza di tensione. Quindi mf maggiore di mt. E siccome è scritto qua, siccome i due bracci sono uguali, sono i raggi, allora questo si traduce in una forza F maggiore della forza di tensione. Quindi ci aspettiamo F maggiore di Ft. Perciò, mettendo insieme tutte queste aspettative che ci siamo creati, ci aspettiamo che la forza F è di 10 N, la forza di tensione è meno di 10 N e la forza peso è ancora meno della forza di tensione. Per esempio, un valore ragionevole potrebbe essere 10 N, 9 N, queste due forze, 8 N la forza peso. Adesso andiamo a svolgere i calcoli. Abbiamo detto due incognite. Per fortuna la prima equazione ha un'incognita sola e si può risolvere subito. Ricavo quindi la forza di tensione portandola a destra, a sinistra rimane F meno un mezzo MCA. Vado a sostituire i numeri, la forza F la conosco, un mezzo per un chilo, basta dividere a metà l'accelerazione. Ricordiamo che A era l'accelerazione lineare, quindi 2,2 metri al secondo quadrato, la sua metà A mezzi, 1,1 metri al secondo quadrato, la forza di tensione è 8,9 newton e questo già in accordo con la nostra aspettativa di prima, perché avevamo detto che la forza di tensione doveva essere minore della forza F da 10 newton, infatti è venuto 8,9 newton. Ora che ho calcolato la tensione, la vado a sostituire nell'altra formula, dove l'incognita, sarà poi la massa del mattone. Quindi, raccolgo il fattore comune, metto in evidenza la massa del mattone e dopo aver portato questo termine a destra, viene la somma delle due accelerazioni, G più A, accelerazione di gravità e accelerazione di risalita del mattone. Quindi, questa somma fa 12 metri al secondo quadrato, sarebbe 9,8 più 2,2. E con la formula inversa ricavo la massa del mattone dividendo la forza di tensione appena calcolata 8,9 newton diviso questi 12 metri al secondo quadrato 0,74 kg. E questa è appunto l'incognita del problema, la massa del mattone. Ora, anche se il problema è finito, noi potremmo calcolare la forza peso del mattone moltiplicando la massa per g, 9,8 metri al secondo quadrato. Il risultato fa circa 7,3 newton e questo conferma ciò che ci aspettavamo, cioè che la forza peso del mattone delle tre forze è quella più debole. Quindi 7,3 newton è più debole della forza di tensione 8,9 newton, la quale è più debole della forza F 10 newton. Infine un piccolo approfondimento per far vedere un modo appena diverso di risolvere questo sistema. Questo sistema, il modo più semplice di risolverlo è quello che ho seguito prima, cioè ricavare la tensione da questa formula che presenta una sola incognita. Però si poteva anche sommare membro a membro queste due equazioni di Newton. Infatti, sommandole una all'altra, le forze di tensione spariscono perché qui c'è il segno meno, l'altra è positiva. Cosa rimane? Rimane F meno mg uguale la somma dei membri a destra, quindi la somma di un mezzo MCA e MA. In questo modo è sparita da questa equazione sommata complessiva, è sparita l'incognita forza di tensione. Sappiamo infatti che quando sommiamo le due equazioni di Newton, come accadeva nella dinamica lineare, molto spesso spariscono le forze interne, rimangono soltanto le forze esterne al sistema. Infatti sono rimaste F e la forza esterna 10 N e il peso che è una forza fatta dalla Terra, il peso del mattone. Le forze interne sono le forze di tensione, sono sparite. È come se noi avessimo chiuso dentro un sacchetto il nostro sistema di due corpi, cioè la carrucola e il mattone, e quindi non vediamo più la struttura interna del sistema, non vediamo più le forze interne, vediamo soltanto un sacchetto nero con le forze esterne, F e mg. Dopodiché, dal punto di vista algebrico, l'equazione si risolve portando i termini con l'incognita, cioè la massa del mattone, a destra, i termini noti senza la massa del mattone a sinistra e ricavando la massa del mattone con la formula inversa, poi si va semplicemente a sostituire i numeri, 10 N la forza, la massa della carrucola 1 kg, mezza accelerazione 1,1 metri al secondo quadrato, g più A. E va bene, viene fuori lo stesso risultato di prima, circa 0,74 kg.
In realtà nel problema c'era anche un'altra domanda, ma di fatto abbiamo già risposto prima. La domanda era cosa cambierebbe se la carrucola avesse un raggio metà, un raggio diverso. Non cambierebbe niente, l'abbiamo detto prima, perché tanto il raggio si semplifica nei calcoli.